Ciao a tutti, benvenuti anche oggi in questo mio nuovo video. Come avete visto i titoli, oggi vi parlerò del coltello della Perkins PN101. Vediamo un po' come funziona, facciamo un po' di test come la scorsa volta, però prima di questo, via con la sigla. Eccoci qua col coltello della Perkins. Faremo un finto unboxing perché comunque io l'avevo già aperto, ma lo proverò e lo testerò per la prima volta con voi. Semplice cartone. La prima cosa che notiamo e troviamo è il fodero in pelle, che è anche abbastanza carino perché riporta il logo del sito della Perkins. Niente di che, però fa sempre comodo. Dopo che vediamo il coltello, eccolo qua. Una cosa che ho trovato intelligente è mettere questa plastica di sicurezza. Andiamo a toglierla. Eccolo qua. E di qua troviamo il logo della Perkins. Altro non c'è nella scatola. Una cosa che si nota subito in mano è che è già molto più pesante, più tozzo. Il grip del manico è buono, è una bella lama a foglia, direi molto molto carino, non è molto grande. Adesso vi darò alcune specifiche. Devo guardare un attimo sul cellulare perché non me le ricordo tutte. Allora, questo è un coltello appunto a lama fissa full tang, come vedete, che percorre tutto il coltello, manico in micarta. La lunghezza della lama sono 9,5 cm, la larghezza 3,5 cm, questa qua probabilmente, con uno spessore di 3 mm. La lunghezza totale del coltello fa 21 cm. Peso, siamo sui 180 grammi solamente del coltello e 226 grammi invece col fodero. Per quanto riguarda le informazioni, l'azienda è del Regno Unito, però la lama viene fatta completamente in Pakistan, perciò non si ha proprio tantissime informazioni, a parte che questo è un acciaio inossidabile 4/20, durezza 50-52 mi sembra. Non è proprio uno dei migliori acciai, però credo che per il prezzo che quando l'ho comprato io, perché adesso ho visto che è aumentato, io l'ho pagato 22 e attualmente su Amazon ho trovato verso i 42, probabilmente raddoppiato i prezzi, ma d'altronde in questo periodo tutto è raddoppiato. Vale la pena? Non lo so, se voi l'ho trovata a 22 euro sicuramente ne vale la pena, perché sembra la lama ben importante. Purtroppo mi sono dimenticato di portare un pezzo di carta per provare a vedere il taglio, ma vedremo magari a casa. Facciamo qualche test, dai. Adesso proviamo a fare un po' di truccioli, anzi vediamo di fare un po' di punta a questo ramo, vediamo come si comporta. Vi ricordo che sto lavorando comunque su un ramo parecchio secco. Però, ehi, ciao, ehi, via via Safia. Nonostante che sto lavorando con un ramo secco, si sta comportando veramente bene. E come vedete sto tenendo al limite dell'impugnatura anche la mano e non perdo il controllo del coltello. Direi di sì, dai. Adesso vediamo se riusciamo a fare un po' di truccioli. Cosa ne dite?
Ok, adesso proviamo a fare un po' di feather stick. Non le sto facendo proprio benissimo, perché è proprio un ramo secco. Vediamo un po'. Direi che comunque se la cava bene lo stesso. Guardate che bei truccioletti che riesce a fare, tutto sommato. Sì, non mi sembra male. Allora, proviamo adesso a fare un po' di pattoni, vediamo cosa riusciamo a fare, se riusciamo a romperlo o se si spacca prima questo. Beh, si riesce a fare abbastanza qua, basta avere un po' di pazienza, neanche un ramo un po' più grosso si riesce a romperlo. E questi qua sono rami anche abbastanza secchi e duri. Un po' difficoltoso, ma con un po' di pazienza secondo me si può riuscire a farlo. Dopo un po' di esistenza comunque sta lavorando abbastanza bene. Si romperà. Ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo impiegato una decina di minuti scarsi e siamo riusciti a rompere un bel pezzo di ramo. Cosa farà qua? 4 cm, 5, 4 cm forse? Interessante, mi sembra che si stia comportando bene. Non ho fatto proprio tantissima fatica perché il coltello si è comportato anche bene. Il filo non mi sembra che abbia perso più di tanto. Adesso proviamo a fare un po' di battoni dall'altro verso. Andiamo a metterci in una posizione un po' comoda. Beh, direi
Si fa un po' fatica perché la lama è corta, però compensa parecchio secondo me con la lama abbastanza spessa. Dopo non è che sto lavorando proprio con i mezzi giusti. Ok. Sì, diciamo che il suo limite è proprio il discorso della lama, non si riesce a prendere bene in punta per fare il battoning. Però anche qua si riesce a lavorare con un po' di pazienza. Sì, sì, tutto sommato secondo me è molto meglio rispetto al precedente coltello che avevo provato. Il suo lavoro lo sta facendo. Allora, quello che ci resta a fare è provare a testare il dorso della lama. Vediamo se funziona bene con l'acciarino. Proveremo una delle nostre esche. Ok, adesso andiamo a provare il dorso, vediamo se funziona bene. Sembra che ha lo stesso difetto dell'altro coltello, che ha il dorso un po' meno seghettato, sì, troppo. Come vedete, niente. Peccato. Ma sembra ci sia già qualche segno di usura delle battute che ho fatto prima col battoning. Non so se riuscite a vederlo. Che si è un po' deformato. Sì, diciamo che non è proprio un acciaio resistente. Il filo sembra che ci sia intaccato anche quello. Non sono riuscito a vederlo. Anche il filo si è leggermente deformato. Non so capire se è sporco. Vediamo. Non sto facendo una roba bellissima, però volevo vedere se erano tracce del legno. No, sento proprio delle seghettature qua. Sì. Peccato. Ok, così vi siete fatti un po' un'idea di questo coltello. Giusto per finire anche la recensione, il fodero rispetto a quello del precedente coltello, questo non sa almeno di petrolio, oppure non è impregnato di olio, è molto più morbido. Effettivamente non saprei dirvi se è pelle vera, ad occhio sembrerebbe di sì, sembrerebbe anche al tatto, anche se un po'
No, secondo me è pelle. Comunque potreste adattarlo anche per altri tipi di coltelli, perché è abbastanza largo. Allora, cosa dire del Perkins? Intanto sto scendendo ritorno a casa. Dicevo del Perkins, sono rimasto un po' deluso perché avevo delle belle aspettative, come avete visto subito mi sembrava veramente un ottimo coltello, ma sulle prove, come avete visto, la lama ha ceduto un attimo, perciò ha fatto delle dentature dopo un battoning che anche se abbastanza intenso, perché comunque il ramo era molto secco. Non si è comportato proprio benissimo. Diciamo che nell'uso normale, quotidiano, che noi possiamo fare in montagna, che sinceramente più di tagliare dello speck un po' di salame col pane, magari qualche intaglio per fare una punta, un ramo, roba del genere, non è che un coltello serva. Però se uno lo usasse veramente per fare il bushcraft, che io comunque non lo faccio, almeno per il momento, qualcuno lo usa appunto per il bushcraft, è abbastanza intensivo, no, direi proprio che non va bene. Per quei soldi, che sono 40 e passa euro attualmente, meglio andare su altre tipologie di coltelli. Se lo trovate invece a metà del prezzo, per 22 euro magari, vi piace la forma e come è fatto, direi anche sì, ma diciamo che la qualità proprio non è il massimo. Niente di rimediabile, perché comunque il filo si può rifare, si può riaggiustare un attimo la lama, però è un bel sbattimento, perciò niente, delusione, peccato. Detto questo, spero che come al solito questo video vi sia piaciuto e sia stato di vostro gradimento, vi sia stato utile soprattutto, e che altro dirvi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.